Buonasera, stasera parliamo con il candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, Roberto Frazetta. Roberto Frazetta, ricordiamo che già è presidente del consiglio della città, vice presidente del consiglio della città di Mazara del Vallo, è un vice che fa da presidente, è un lapsus freudiano, e che questa sera affronterà un tema estremamente delicato. E quindi chiedo a voi il massimo dell'ascolto, perché non stiamo parlando in senso generale di quello che è la campagna elettorale, di cosa pensa di fare e cosa pensa di non fare. Stiamo parlando di un contratto con carte alla mano naturalmente, perché noi parliamo solo con carte alla mano, di un contratto che fu stipulato nel 1981 tra il comune di Mazara del Vallo e l'allora Siciliana Gas. Questo contratto ha un significato molto importante per la città di Mazara del Vallo, perché sta in scadenza, e questa scadenza potrà determinare le sorti in un modo o nell'altro della stessa città. Quindi chi sarà il sindaco di Mazara del Vallo sarà chiamato ad assolvere questo compito. Voi capite che e tra l'uno e l'altra persona nella vita c'è sempre la differenza. Non è vero che siamo tutti uguali, perché le competenze, le qualità, la passione sono determinanti anche nel fare il sindaco. Quindi il fatto che Roberto Frazetta sia competente della materia, l'abbia studiata con attenzione, abbia tutta la volontà di determinare questo passaggio a favore della città di Mazara del Vallo può veramente cambiare le sorti. Quindi vi chiedo un attento ascolto, anche perché molti dei argomenti sono anche tecnici, ma noi faremo anche il modo di semplificarli per far sì che anche noi, chi come me non è un tecnico, possa comprendere bene. Parliamo di numeri molto alti e quindi veramente significativi. Dottore Frazetta, buonasera, ben ritornato con noi. Ora, questa sera abbiamo deciso di parlare di un argomento importante, perché voglio dire, i programmi sono tutti belli, ma i fatti sono più belli. Allora, in questo caso i fatti ci sono, perché lei, anche come economista, insomma, ha studiato una materia fondamentale, che è appunto questo contratto che è in scadenza, e che adesso racconteremo pure la storia di quando è nato, come è nato, i passaggi che sono stati fatti e che cosa può portare o può togliere a questa città. Certamente, intanto buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Dico subito perché quest'oggi mi trovo qui. Mi trovo qui perché questi giorni sono stato chiamato a riflettere parecchio su una serie di questioni che stanno accadendo su Mazara del Vallo. Siamo in periodo di campagna elettorale, si sta scivolando via via verso una serie di argomenti che a me non piacciono. A me piace parlare di cose concrete, di programmi, di progetti là dove ci sono. Là dove non ci sono, chiaramente la fantasia può investire, come dire, la mente di ognuno di noi. A me piace parlare solamente dei fatti, e dovevo decidere in una qualche maniera se chiamare, per esempio, il telefono azzurro per assicurare ai neonati della politica, ai minorenni della politica, un sicuro rifugio, se venire in televisione a dire le cose che quest'oggi intendo dire. Quest'oggi noi parleremo del famoso contratto dell'ENI, della famosa bomba che noi abbiamo in città, riferendomi io a quello che è questo mega impianto che insiste in zona Tonnerella, e cercherò di spezzare l'argomento in due fasi. Con me ho portato tutta una documentazione probante e che dimostra le cose che io dirò articolo per articolo. Voglio farlo vedere alla gente. Questo è il contratto che fu sottoscritto 30 anni fa, nel quale contratto sono stabilite una serie di condizioni di gestione della stessa attività di concessione, delle quali intendo proprio parlare. E inizio un po' con la storia di questo contratto. Mi verrebbe da iniziare come iniziano un po' le favole. C'era una volta. Sarebbe bello poter iniziare così, se questo contratto
noi potessimo immaginare che nel passato avesse comunque prodotto qualcosa di importante, di significativo per il mio territorio, per Mazara del Vallo. Purtroppo non posso così iniziare, inizio invece in altra maniera. Erano circa 30 anni fa, eravamo nel 1981, quando lo Stato italiano chiudette in via definitiva un accordo transnazionale tra l'Algeria, la Francia e l'Italia, tant'è che l'accordo allora si chiamò Accordo Italo-Franco-Algerico. Cosa prevedeva questo accordo? Prevedeva la possibilità di far attraversare l'Italia da un mega impianto capace di trasportare il gas e di servire l'intera Europa, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Nel 1981, quindi nello stesso anno, chissà perché, e dico chissà perché perché voglio accendere i riflettori su una serie di dubbi che hanno caratterizzato la nascita di questo contratto, su Palermo, in via Regione Siciliana, nasce una società che si chiamava Siciliana Gas. L'amministratore delegato di questa società, altro dubbio che a me piace sottoporre all'attenzione della gente, è che questo soggetto, oggi credo 80 più N, ottantenne più di età, questo soggetto era un soggetto nativo della nostra terra, della nostra zona, di una zona particolare della nostra terra. Detto questo, questa società si costituisce con un capitale... No, no, della nostra terra in generale, quindi di zone montuose della nostra terra, parliamo, diciamo così. Bene, la stranezza è che questa società, per la dimensione della gestione del servizio a cui si intendeva affidarle, si costituisce come si costituisse oggi, o come si potrebbe costituire oggi, una società in accomandita semplice con capitale sociale, per fare il debito raffronto, di 1.000 euro. Bene, costituita la società, lo Stato italiano immediatamente si programma per finanziare l'opera di costruzione del gasdotto, che ricordo parte dall'Algeria, attraversa una serie di paesi arabi, arriva su Mazara del Vallo. A Mazara viene fatto questo mega impianto con uno snodo, da lì parte, attraversa un'altra parte d'Italia, riprende il mare e poi va a servire l'Europa. Siamo nel 1981. Tra il comune di Mazara del Vallo e la Siciliana Gas si attiva una serie di procedure per approdare a una sorta di convenzione tra le due parti propedeutici per l'emissione di un contratto di concessione, cosa che poi avviene, e dopo lunghe notti trascorse in consiglio comunale, il consiglio comunale ne approva una, diciamo, come dire, fatta di tutta una serie di articoli che disciplinano la stessa attività di concessione. Nella prima fase il Consiglio Comunale approva questa convenzione con un articolo che non consentiva alla Siciliana Gas di poter attingere a finanziamenti statali per la costruzione del gasdotto. Bene, il governo italiano... Quindi dovevano essere di... Quindi i contributi dovevano, laddove dovessero esserci, dovevano transitare teoricamente dalle casse del comune di Mazara, secondo la prima convenzione, e poi eventualmente il comune li avrebbe dovuto ribaltare su Siciliana Gas, che doveva realizzare l'impianto, comprenderà, con la capacità tecnico, economica, amministrativa dell'ente pubblico, di... E curare la supervisione degli investimenti. Ma questo poi è successo o no? Sto arrivando. Successivamente a questa emissione di prima convenzione, lo Stato italiano prende atto, dietro peraltro il parere preventivo dell'assessorato regionale territorio e ambiente, che la convenzione era stata fatta, che la concessione era stata rilasciata, per cui
inizia la fase del riconoscimento dei finanziamenti statali attraverso la Cassa del Mezzogiorno, attraverso altri istituti e altri organismi all'indirizzo di questa opera costruenda. Avviene un fatto strano. Il fatto strano è quello che subito dopo, come dire, l'approvazione di questi finanziamenti, la Siciliana Gas intraprende un'ulteriore azione interlocutoria con il comune di Mazara del Vallo, chiede una modifica alla convenzione già approvata in consiglio comunale, che viene modificata con un'ulteriore convenzione modificativa. Quindi chiede una modifica che viene accettata. Che viene accettata in consiglio comunale attraverso una nuova emissione di nuova convenzione modificativa, tale per cui si prevedesse che la Siciliana Gas in proprio poteva chiedere finanziamenti a tutti gli organismi pubblici, compresa la Cassa del Mezzogiorno. Siamo sempre nel 1981, anno nel quale i cittadini mazzarese ricorderanno che Mazara del Vallo fu colpita da un evento calamitoso straordinario, il famoso terremoto. Fu colpita da un terremoto che costrinse i mazzaresi ad andarsene sfollati presso le campagne della città, presso i villini degli amici, lontani dal centro storico. Molti abbandonarono il nostro stupendo allora centro storico. E a quei tempi si iniziò a discutere di questo terremoto, ognuno si interrogava perché la nostra terra non era mai stata, come dire, assoggettata né assoggettabile, secondo il nostro ricordo, quello degli anziani, eccetera, ad eventi di questo tipo. E allora si iniziò ad indagare e ci fu una serie di attività di indagini, tanto che si paventò, come dire, l'ipotesi che questo terremoto in una qualche maniera potesse essere stato causato dai lavori che nel frattempo si stavano facendo per mani della Siciliana Gas e delle aziende ad essa collegati nel sottomarino, nelle parti sottomarine del nostro territorio, perché quei lavori che rappresentavano scavi, che rappresentavano sondaggi, che rappresentavano come dire, prove di vario tipo, avevano in una certa maniera sconvolto la terra, tanto che la terra si ribellò e produsse questo terremoto. Parlo del terremoto per intanto per dire che nella prassi normale, e questo non è che avviene solamente oggi dove c'è una regolamentazione normativa ad hoc prevista dal governo, dallo Stato, da qualunque Stato, se un'impresa produce in fase di lavori un danno qualsiasi ad un soggetto privato o pubblico, beh, l'azienda che ha prodotto il danno diventa la titolare della responsabilità civile e penale rispetto al danno stesso che ha prodotto, tanto che le aziende oggi si proteggono, ma anche ieri, con polizze assicurative, con chi più ne ha più ne metta, e comunque tentano di tutelare il proprio patrimonio, il proprio capitale dentro all'impresa, perché comprendono che laddove dovessero provocare danni in esecuzione dei lavori a terzi, ripeto, privati o pubblici, beh, questi danni potrebbero ledere, potrebbero incidere, potrebbero creare delle fratture insanabili all'interno della patrimonializzazione dell'azienda stessa, che si vedrebbe essere, come dire, aggredita da azioni terze e da azioni esterne. Bene, questo è ciò che è accaduto a Mazara del Vallo. E Mazara del Vallo a quei tempi non poté, per esempio, rivolgersi alla Siciliana Gas per chiedere conto e ragione dei danni che, seppur non ufficialmente ma teoricamente, così sarebbe visto quale poteva essere il risultato finale, avrebbe provocato sul territorio di Mazara in fase di esecuzione dei lavori. E non se n'è potuta avvalere di questa facoltà per la semplice ragione che la politica di quel tempo e il rappresentante giuridico legale di quel tempo, nel pensare alla convenzione che poi modificata, che consentiva la concessione ad Eni, per esempio, non ha previsto una
cauzione da chiedere ad Eni. E veda, io parlo di queste cose. La cauzione, vabbè, lo spieghiamo, la cauzione sarebbe come quando ho affittato una casa, voi che dite? Mi dà 3 mesi anticipati perché quando poi lei andrà via io dovrò verificare se all'interno di questa abitazione avete commesso delle cose, per esempio che so, rovinato delle pareti, rotto dei lavandini, fatto qualche altra cosa, per cui io mi devo sentire garantito che non andate via e mi trovo sto lavoro che lo devo fare a mie spese. Quindi ogni contratto, ogni buon contratto prevede una cauzione, la quale cauzione, qualora alla fine del contratto non avesse comportato, cioè la persona e chi per loro hanno fatto questo, non avesse fatto nessun tipo di danno, verrebbe restituita con gli interessi legali che la legge stabilisce. Le cose che io dico, dottoressa Paganelli, sono cose che non escono fuori dalla mia fantasia, ho portato certo. con me la documentazione, e l'assenza della previsione della cauzione è specificatamente, è specificatamente indicata dall'articolo 14 della convenzione. Articolo 14, vuole leggere cosa recita? Sì. Ce la fa a distanza, così la facciamo vedere alle telecamere? Vabbè, intanto io lo leggo. Allora, la concessionaria esonerata da qualsiasi cauzione nei confronti del comune per qualsiasi titolo, cioè questa è una follia ragazzi, io lo dico io, ciò anche per lavori eseguiti dalla stessa o a mezzo di sue ditte appaltatrici. Cioè sembra che questo atto, invece di redigerlo uno che faceva parte del comune e quindi a vantaggio del comune, l'abbia preso in considerazione una persona esterna. Voglio dire, voi sapete che quando fate qualcosa c'è l'avvocato vostro e l'avvocato della controparte, è chiaro che il vostro mira a garantire voi e l'altro mira a garantire voi, e si trova un punto incontro tenendo conto della legge. Adesso, qui proprio fuori di ogni regola. Adesso, dottoressa Paganelli, lei mi consentirà di dedicare un minuto esatto a questo argomento. Lei lo ha come dire, esplicitato in maniera stupenda, ma l'ha parecchio sintetizzato. Bene, io non sono per la sintesi, lei mi conosce ormai da parecchio tempo, sa che a me piace, come dire, divagare anche intorno ad argomenti più profondi per dare l'idea di cosa è accaduto, di cosa sarebbe potuto accadere. Bene, cari cittadini, noi siamo in presenza di una responsabilità oggettiva di un'intera classe politico-dirigente di questa città, ma mi permetto di dire anche di questa regione, mi permetto di dire anche di tutti gli organi che avrebbero dovuto vigilare e controllare le attività dell'amministrazione, ieri per oggi e oggi per ieri. E allora dico semplicemente una cosa: vi immaginate cosa significa non aver previsto una sorta di cauzione per contratto da chiedere alla Siciliana Gas, che ci avrebbe consentito per esempio di ripagarci dei danni del territorio subiti per sembra il terremoto? Sembra un po' estorsiva. No, estorsiva da parte di Eni, diciamo della Siciliana Gas, sì, nei confronti di un'intera città, di un'intera popolazione, di tutti i cittadini, di ognuno di voi. Ma dico di più: questa è stata la condizione per la quale noi città, ci siamo dovuti intestare a quei tempi una battaglia per ottenere comunque una sorta di risarcimento da parte dello Stato. E lo Stato allora, con la sua Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il suo Ministro alla Protezione Civile, comprendendo che si erano commesse una serie di cose, che lo stesso Stato italiano aveva favorito una società senza capitale a ottenere finanziamenti, a realizzare una... E come si può? Questo bisognerebbe che lo spiegassero, per esempio, tutti gli organi che avrebbero dovuto vigilare, controllare, eccetera, e che probabilmente non lo hanno fatto. Perché va spiegato che questa società dovrebbe essere una società per azioni, la società per azioni ha il dovere di avere un capitale significativo per farci parte della società per azioni. E che sia soprattutto congruo, proporzionale rispetto alle opere che si accingeva a realizzare, che erano di migliaia di miliardi di lire. Dico questo perché già qui, in questo articolo, per il successivo accadimento dell'evento terremoto che ha provocato dei danni, si è prodotta una mega galattica truffa
nei riguardi dello Stato italiano e di ogni cittadino italiano. Spieghiamo come. Lo spiego immediatamente e torno un attimino a 2 minuti fa quando io dicevo se la società e l'ente avessero previsto una cauzione, avessero previsto le giuste, come dire, misure di prevenzione da un punto di vista economico nel caso in cui si fosse verificato un evento di quel tipo, una tutela specifica, a pagare non sarebbe stato lo Stato italiano ma sarebbe stata la società privata. In questo caso invece si è somministrato allo Stato italiano l'evento come è accaduto per fatto naturale, quindi lo Stato italiano è intervenuto, come è giusto che faccia, che intervenga con risorse proprie per finanziare la ricostruzione di Mazara del Vallo. Quindi in questo caso Siciliana Gas con il concorso del comune di Mazara del Vallo hanno teoricamente, secondo il mio modo di vedere e di pensare le cose, prodotto una mega galattica truffa 30 anni fa, oggi il reato totalmente prescritto per carità, ma hanno prodotto una truffa probabile nei riguardi dello Stato italiano che si sarebbe potuta evitare. E dalle stranezze addentro a questo contratto non finiscono assolutamente qui. Perché se andiamo per esempio all'articolo 13, lo voglio indicare anch'esso, della convenzione, io parto dalla fine della convenzione così per fare un attimo di storia, l'articolo 13 parla della tassa di occupazione di suolo pubblico, che un tempo si chiamava in una maniera, oggi si chiama in un'altra maniera. Bene, lei deve sapere che l'impianto della Siciliana Gas di ieri, oggi Italgas, a Mazara corrisponde al comune di Mazara del Vallo la tassa per l'occupazione di suolo pubblico che è pari praticamente a nulla. Questo perché? Perché la legge prevede che le multinazionali si tassino attraverso una autodichiarazione, cosa che non può fare la piccola attività. Porto l'esempio, se una piccola attività installa una insegna, bene, per intanto deve fare un progetto. Certo. Questo progetto deve prevedere tutta una serie di cose, deve superare una serie di prescrizioni normative e deve assicurare la sicurezza non solo nella fase di installazione ma anche nella fase di stagnazione, anche nella fase di posa definitiva nel tempo. Bene, poi deve passare all'approvazione di un apposito ufficio e dopo che l'ufficio l'ha approvato sa che il metraggio impegnato dall'insegna stessa produce, secondo il regolamento comunale, un'imposta che deve corrispondere. Per le anno per anno. Tutte le multinazionali invece godono di un'agevolazione diversa. Che pazzesco, dovrebbe essere il contrario. È come se noi facessimo il karakiri davanti ad un gigante dell'economia. Mi chiedo, dico come? Al piccolo sottraiamo i soldi, gli imponiamo determinati comportamenti, cioè, e con i grandi ci pieghiamo. Anche perché va spiegato che il piccolo sarebbe il commerciante che ha una banale insegna tipo barriere, alimentare, qualsiasi cosa che vogliate, e il grande che occupa un suolo molto vasto, anche se apparentemente piccolo nella fascia, perché è la fascia è in lunghezza, non è in larghezza, ma prende un intero territorio e quindi tra l'altro i soldi sono tanti, e più il fatto che prenda un determinato territorio, tu quando anche dovessi fare altri lavori devi pure stare attento a tutta quella fascia, perché devi evitare di incorrere nel fatto di far succedere anche qualcosa, quindi voglio dire crea ulteriori anche sacrifici. E arrivo subito perché intendo significare alla gente che già allora noi facemmo karakiri ulteriore nei riguardi del nascente grande azienda che si chiamava Siciliana Gas, perché già allora si era previsto o di complicità. Tanto visto che il reato è prescritto e quindi non coinvolgere, non ci vanno queste persone, magari lo capiamo se è soltanto ignoranza o complicità, perché insomma, voi sapete benissimo la differenza, no? Anche se la legge non ammette ignoranza, però la complicità fa aumentare il reato. Sì, però queste cose sono cose che non attengono al mio modo di esprimermi, al mio modo di pensare, sono cose in ogni caso che andrebbero chieste agli organismi preposti
alla questione, ma si stranizzerà ancora di tante altre cose, perché ne abbiamo ancora di cose da dire. Quindi dicevo, già a quei tempi si era previsto il karakiri da parte della pubblica amministrazione nei riguardi della nascente grande società. E voi dovete sapere che l'autocertificazione concessa dalla legge alle grandi multinazionali consente all'Italgas oggi, ma alla Siciliana Gas ieri, di produrre una tassazione in favore dell'ente di qualche decina di migliaia di euro l'anno. Cioè, c'è veramente da rabbrividire, da chiedersi tante cose e soprattutto da ribaltare le cose di cui lei si chiede, di cui lei poc'anzi si faceva la legittima domanda, agli organi che invece avrebbero dovuto e dovrebbero controllare queste piccole cose, apparentemente piccole, che poi sono grandi. Ma poi non capisco perché questo tipo di reati possono andare prescritti, cioè secondo voi questi reati non dovrebbero andare mai prescritti, e questo avremmo un altro spaccato che vabbè. Io prima di parlare poi di quel che si potrà fare, vorrei parlare, e qui voglio stranizzare lei ed ogni cittadino della città, di ciò che si sarebbe potuto fare anche in questa consigliatura, di ciò che si sarebbe potuto fare nella precedente consigliatura, nella precedente ancora e in quella precedente ancora e in quella nella quale c'erano i commissari prefettizi, perché non dimentichiamo che Mazara del Vallo ebbe un periodo buio della sua storia e fu commissariata, quindi anche la prefettura non intervenne. Adesso guardi, io sono troppo giovane per ricordare queste cose, dottoressa Paganelli, sarei anche io uno di quelli, insieme forse a qualche altro amico candidato sindaco, pretendente candidato sindaco, che andrebbe assicurato al telefono azzurro. Da questo punto di vista non lo ricordo che anno era, fatto è però che la storia ci consegna un periodo di commissariamento prefettizio, e qui nessuno si è accorto di niente, guarda caso, nessuno si è accorto di niente. Come si fa a sorvolare sulle cose che avrebbero potuto determinare il cambiamento di una città, che avrebbero potuto assicurare oggi se non se ne alla la politica, città il commissario. Il vivere, no, al contrario, il commissario invece ha il compito di scavare e di incontrare nello scavo tutta una serie di pietre e pietruzze da discernere l'una dall'altro per comprendere se una è pietra preziosa e l'altra è pietra da macero, no? Bene, queste cose non sono accadute, qualcuno me lo dovrebbe spiegare, me lo dovrebbero spiegare i politici, ma me lo dovrebbe spiegare anche la prefettura, che a quei tempi si interessò del commissariamento di Mazara del Vallo e non si accorse di nulla. Parlo di questo perché? Perché veda, nel contratto, come in tutti i contratti, è previsto anche la clausola riferita al divieto di cessione. È previsto in tutti i contratti, cioè dire, se io affitto casa mia prevedo un divieto di subaffitto, prevedo un divieto per cui nessuno può godere del anche mio bene se non è di mio gradimento il soggetto subentrante. Mi consentirà anche in questo caso, in maniera velata, ma adesso lo leggiamo, il comune di Mazara del Vallo in una qualche maniera ha previsto il divieto di cessione, che io la invito, visto che lei sta sempre zitta e per l'occasione non mi interrompe, io la ringrazio, la invito a leggere, così le impegno anche qualche minuto e le do anche a lei un po' di spazio, io prendo un po' di fiato. L'articolo 12, qualsiasi controversia nascente, no, sopra, allora, quindi è l'articolo 11, divieto di cessione. La concessione non potrà essere ceduta ad altra società senza il preventivo benestare del comune, salvo che si tratti di società con società. Mi scusi, ha letto comune o ha letto regione? Comune. Bene, mi consento un secondo solamente, non ricordo come si chiama il cittadino che ha fatto un post nel mio profilo Facebook. A questo cittadino intendo ricordare semplicemente che è opportuno aprir bocca e dire le cose che si dicono quando si ha cognizione di ciò che si dice, quando si ha competenza e conoscenza delle cose. Ma questo vale per tutti. Perché la competenza del comune non termina, è della regione. Qui termina, infatti, proprio per evitare che qualcuno potesse aggiungere qualcosa, c'è cioè la classica cosa che si mette nei contratti, cioè una bella linea
dove si capisce, insomma, qui non ci si può aggiungere altro. Quindi lo ricordo che la concessione non poteva essere concessa ad altri se non con il preventivo benestare del comune, che questa doveva essere una tutela e una garanzia. A quanto pare questo benestare non c'è mai stato, da quello che capisco. Arrivo subito e ho citato l'articolo 11 della convenzione non a caso, perché ha tutto un suo significato. Il significato era proprio quello di dire: io concedo la concessione a Patrizia Paganelli nella fattispecie, per la semplice ragione che è una bella donna, che a me piace, che mi ispira fiducia, perché è una brava persona, perché è una gentildonna, per tutta una serie di cose, stante che la Patrizia Paganelli non mi si presentava con un visone a coda dal valore di qualche centinaio di migliaio di euro, lire, no? E la società era una sorta di Patrizia Paganelli, probabilmente bella donna, stilisticamente elegante, presentabile, eccetera, ma senza patrimonio. Per cui mi fidavo, se è vero come è vero, che lo stesso rappresentante locale apparteneva a qualche montagna di questo territorio, mi fidavo, ma dico probabilmente. Quella dei Corleone? No, non so manco come si chiama il paese, una montagna di questo territorio, dico, ci si fidava insomma di questi soggetti che assicuravano certamente per il futuro il benessere collettivo della gente. Quindi attraverso questo articolo si ipotizzava che qualunque mutamento contrattuale dovesse passare dal beneplacito dell'ente comune che avrebbe dovuto dare l'assenso. Voglio dire, bene, sì. Bene, mi sembra ovvio. Bene, viene prevista nel divieto di cessione una sorta di, come dire, possibilità, dice, salvo che si tratti di società consociate. Chiaramente la frase è scritta nel 1981, quindi la società consociata, secondo il mio punto di vista, ove subentrante nella concessione, sarebbe dovuta essere già in vita nel 1981, perché di mia eventuale conoscenza, se consociata significa che faceva parte di un gruppo, per cui ciò significa che se io avevo riposto la mia fiducia in Siciliana Gas, per conseguenza l'avrei riposto anche sull'altra società. Ma spieghiamo che cosa sono le società consociate? Le società consociate, la dice la stessa parola, c'è una società madre, poi ci sono una serie di sorelle, satelliti tecnicamente della società madre, questi satelliti diventano tra loro soci e quindi consociati, perché l'uno ha partecipazione nell'altro, l'altro nell'altro, nell'altro. Sono le famose scatole cinesi che spesso la finanza è la casa madre ha le sue refluenze da un punto di vista della partecipazione in tutte queste attività. Bene, la gente deve sapere che quel famoso contratto della Siciliana Gas sottoscritto con il comune di Mazara del Vallo, e poi ci fermiamo perché ho necessità di un bicchiere d'acqua, quindi mi fermo a questo punto solamente per un minuto, oggi non è più in essere per la semplice ragione che a detenere la concessione è un'altra società che si chiama Italgas, sottogruppo Eni. Bene, nessuno ha mai accertato nel tempo, nel trentennio che ha caratterizzato questo contratto, se il passaggio della gestione della concessione fosse stato congruo rispetto alla previsione di convenzione, e vado anche oltre, se fosse stato ligio al rispetto della legge. Bene, il comune non ha mai autorizzato Italiana Gas a subentrare nella concessione, non lo ha mai fatto. Io credo. Quindi che si non può dichiarare la nullità del contratto? O la annullabilità? Si possono dichiarare entrambe le cose, a mio modesto modo di vedere, se tutto questo fosse vero. Se Roberto Frazzetta, se questo pazzo cittadino di Mazara del Vallo dovesse avere ragione intorno all'intera questione. Vede, io mi do del pazzo, non tanto perché lo sono, assolutamente, perché mi piace esserlo, per la fattispecie, perché solamente un pazzo può mettere mani in una cosa di questo tipo, perché lei comprenderà che stiamo parlando di cose di una delicatezza tale per cui potrebbe saltare in aria l'intero sistema Italia.
intorno alla vicenda, non il sistema. Già una volta è saltato in aria Enrico Mattei. Non il sistema politico mazzarese, perché Eni, dobbiamo ricordare tutti quanti, è il fiore all'occhiello delle aziende, tra le aziende italiane, delle aziende italiane nel mondo e l'Italia nel mondo. Quindi comprenderà che se le cose che io dico e che leggo dalle carte che sono in parte anche presso l'ente comune, beh, se io dovessi avere ragione di quel che dico, delle due l'una: o Mazzara viene ricompensata per come merita che sia ricompensata per il passato, oppure scoppia uno scandalo di grandi dimensioni, nel quale scandalo saranno risucchiati tutti, dalla Presidenza della Repubblica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cascata, ai Presidenti della Regione, a tutte le amministrazioni, ma non finisco lì, lei a tutte le istituzioni. Ma lei questi documenti li ha riposati bene, no? Così che qualora succedesse qualche cosa c'è sempre chi può andarli a controllare. Io ritengo che lei non mi considera uno stupido da questo punto. No, infatti punto, non a caso questo, la domanda non è stata fatta così. Da questo punto di vista, io questi documenti... A chi gli disse qualche idea, gli diamo la risposta. Io questi documenti li ho debitamente conservati, gelosamente conservati. Li ho affidati anche a mani esperte da un punto di vista della conservazione, e quindi comprenderà che da questo punto di vista è garantito. Ritengo di potermi dire ampiamente garantito. Dico questo, e ho parlato del divieto di cessione, per dire che noi potremmo paradossalmente trovarci davanti alla gestione di una concessione abusiva. Cioè a dire, Italgas potrebbe essere abusiva da un punto di vista della gestione della concessione, e se c'è un abusivismo da questo tipo, da questo punto di vista, beh, immagini cosa potrebbe accadere. Potrebbe accadere che io, che rivendico, come dire, la regolarizzazione dell'operazione, un po' come le case abusive, no? Lo Stato deve scegliere se buttarle a terra oppure si acquisirle al patrimonio dello Stato. Bene. Io dico che se dovesse esserci abusivismo da questo punto di vista, noi potremmo acquisire al patrimonio economico dell'ente tutti gli utili maturati nel trentennio o nel periodo che ha prodotto, come dire, la nullità o l'annullabilità del contratto. Potremmo acquisire al patrimonio comunale tutti gli utili che sono stati in tal senso prodotti. E a questo proposito dovrei mettere un punto. No, solamente un secondo, lei non può mettere un punto perché devo completare l'argomento, lei è tanto gentile che me lo consentirà. No, ma io mettevo la pubblicità. Però completiamo questo e poi andiamo avanti. A questo proposito ho anche portato un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno. La Regione Basilicata, per fatto consimile, ha già ottenuto da Eni un riconoscimento di mezzo miliardo di euro in termini di royalty per soli 2 anni. Mezzo miliardo per 2 anni. Per soli 2 anni. Non mezzo miliardo di euro, lo ripeto ancora, per soli 2 anni. Cioè praticamente qui potremmo rinnovare la città di Mazzara del Vallo. Potremmo dare lavoro a tanti cittadini, finalmente, e potremmo anche mettere mano a quello che è la giustizia, perché questo è stato un contratto in qualche modo capestro, ma nello stesso tempo ci sono tutti gli strumenti e le qualità per poterlo contestare. È come quando uno va dall'avvocato, e cosa fa? L'avvocato migliore vince la causa non perché per fantasia, ma soltanto perché nella bravura riesce ad andare a analizzare tutti gli aspetti e a trovare quello che gli consente di poter vincere la causa. Quindi un sindaco può fare la differenza. Io intanto do un attimo la pubblicità e non ve ne andate, perché noi continuiamo un argomento premio interessante. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?
Nuovamente con voi stiamo parlando con il candidato a sindaco del comune di Mazara del Vallo, il dottor Roberto Frazzetta, e stiamo parlando di quella che potrebbe diventare la bomba del secolo, non soltanto per la città di Mazara del Vallo, ma per l'intera nazione, per non parlare del resto del mondo. E, partendo dal contratto che nel 1981 il comune di Mazara del Vallo fece con l'allora Siciliana Gas. Per chi ci ha ascoltato, ha sentito tutta la discussione che abbiamo fatto fin qui, che non è terminata e che continua, proprio perché è importante che noi spieghiamo gli effetti che possono determinare un cambiamento radicale in questo territorio. È chiaro che quando si parla di campagna elettorale, di amministrazione, eccetera, ognuno porta il proprio programma, più o meno bello, più o meno significativo. Questo non è il programma del candidato Roberto Frazzetta, naturalmente, questo è un argomento fondamentale tra il programma di Roberto Frazzetta, perché avendo lui le capacità tecniche specifiche, essendo anche un economista, di aver potuto vedere, facendo anche parte del Consiglio Comunale di Mazara come vicepresidente, di poter mettere mano in quel fascicolo che poi ha portato a cercare altre carte altrove, quindi farlo diventare un bel malloppo dove ha potuto comprendere le ragioni di un contratto capestro che in qualche modo ha determinato anche degli scompensi a questa città, che invece, visti e analizzati in un altro modo, potrebbero diventare una vera e propria risorsa. Quindi se tu trovi i finanziamenti puoi fare tutto per il territorio, e allora, come sapete, i finanziamenti dal punto di vista nazionale sono sempre più ridotti, tant'è vero che le tasse aumentano, i tributi locali intendo, o anche le multe che magari vengono fatte, ovvero le contravvenzioni, o anche il problema ad esempio delle famose strisce blu, che in questo momento so che voi non pagate come in altre città del territorio, ma che comunque possono diventare sempre oggetto di un continuo richiedere da parte delle amministrazioni per far entrare quel gettito necessario per poter gestire la macchina comunale. Allora, se tutto questo invece di essere preso dal singolo cittadino, che continua ad essere gravato di un peso, viene preso laddove doveva essere preso a suo tempo, e quindi risarcito per quello che deve, come è giusto che sia, e in qualche modo diventa forza lavoro, perché si potrebbero aprire veramente cantieri con questi soldi, mi sembra che questo sia il massimo che un sindaco debba, possa e voglia fare, come in questo caso Roberto Frazzetta. Non è una violinata, attenzione, voi mi conoscete e sapete benissimo come la penso. Io parto dal presupposto che un sindaco non può essere il sindaco dell'ordinaria amministrazione, perché per fare questo basterebbe chiunque. È come nel mio condominio, che vivo in un condominio, il capo condomine qualche stupidaggia può fare, ma nel momento in cui uno vuole intestarsi una battaglia significativa non va di certo a aggiustarmi la lampadina che si è rotta o il cancello che magari non si apre, magari pensa di rimodernare l'intera struttura, allora fa sì delle cose particolari. La cosa poi che mi ha colpito, e questa ve la voglio dire prima che faccio riparlare Roberto Frazzetta, che in un giornale locale, penso per un errore veramente insomma decente, viene scritto che un candidato del Consiglio Comunale lascerebbe un altro, che sarebbe il candidato poi come sindaco, che è Roberto Frazzetta, cioè Roberto Frazzetta lascerebbe Roberto Frazzetta, dice così praticamente, ve lo leggo. E dopo Giuliano Messina, Vita Montalto e Francesca Incandela, anche il vicepresidente del Consiglio Comunale prende le distanze al candidato a sindaco Roberto Frazzetta. Quindi il vicepresidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo è Roberto Frazzetta. Quindi è un errore di stampa o un'incapacità nel riconoscere anche le figure istituzionali? Non lo so, chiedo a voi. Allora, ritorniamo a noi. Dico, stavamo parlando e trattando un tema importante come questo, di questo contratto che potrà fare la differenza, e in virtù di questo voi avete anche istituito un comitato che si chiama Mazara 2016, e questo comitato segue, porterà avanti tutta questa questione affinché possa non fermarsi lì e possa determinare quella risorsa di cui ho parlato in premessa. Sì, già che anch'io sono umano, il Padre Eterno anche a me ha assegnato un tempo ragionevole entro il quale poter condurre, come dire, le cose della mia vita.
un giorno dovrò morire anch'io, beh, ho pensato che la costituzione di un comitato che diventasse, come dire, il patrimonio aggiunto intorno a questo argomento, per la portata dell'argomento era importante che ci fosse. Per cui insieme ad un gruppo di amici abbiamo pensato di costituire un comitato ad hoc che abbiamo voluto chiamare Mazzara 2016. Mazzara 2016 perché nel mio immaginario c'è la possibilità che questo famoso contratto trentennale vada a scadere nel 2013, nonostante, sì. 2016, nonostante, insomma, secondo il pensiero di altri, nella fattispecie della stessa Italgas, della stessa Eni, la scadenza naturale del contratto sia il 2018. È tutto da vedere, tutto da divenire, tutto da trattare. Bene, io vorrei ritornare sull'argomento, perché noi l'argomento non lo abbiamo ancora chiuso, perché voglio far comprendere bene alla gente ciò che accade in Italia, ciò che è consentito dalle istituzioni alle multinazionali e soprattutto le porcherie che si consente di fare alle multinazionali. Ritorno nuovamente alla clausola relativa al divieto di cessione. Bene, se è vero come è vero che la concessione il comune di Mazzara l'aveva rilasciata anche per fatto fiduciario, per le cose che abbiamo detto prima, alla Siciliana Gas, e se è vero come è vero che la detenzione attuale della concessione è in mano ad Eni per il tramite di Italgas, società di gruppo Eni, ciò significa che da un punto di vista contabile, da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista giuridico, una struttura societaria giuridica è morta e un'altra è nata, o ammesso fosse già in vita, una muore da un punto di vista della gestione della concessione, l'altra invece nasce per effetto della conduzione della stessa concessione. Tecnicamente si verifica questo, che chi muore cede il proprio status giuridico, la propria patrimonializzazione, dentro alla quale c'è anche il valore della concessione. E giacché tutta questa operazione viene fatta in tempo successivo rispetto all'investimento, beh, viene facile comprendere che molto probabilmente è da accertare, ma io non faccio l'accertatore, ci sono gli organi preposti in tal senso, la valorizzazione di questo patrimonio ceduto ha potuto determinare delle plusvalenze. E tecnicamente, se una società di quel tipo muore da un punto di vista giuridico fiscale, beh, queste plusvalenze che sarebbero dovute essere assoggettate a specifica tassazione probabilmente non hanno assoggettato nessun importo a tassazione, perché nella pratica corrente giuridico fiscale queste sono cose che accadono. Ciò che rappresenta plusvalenza da una parte comprenderà che rappresenta minusvalenza da un'altra parte. Certamente. Se da una parte è plusvalenza, da un'altra parte è minusvalenza. Se c'è un maggior valore da una parte, potrebbe anche esserci un minor valore da un'altra parte, perché la legge consente nell'arco del tempo di rivisitare l'importo ed eventualmente di depurarlo secondo ciò che il consiglio di amministrazione ritiene essere il suo effettivo valore. Nella fattispecie, il valore di mercato può anche non coincidere con il valore di bilancio. Certamente. Perché il valore di bilancio è riferito all'effettivo valore che si intende dare ad un bene o un mobile, immobile, visibile, invisibile, eccetera, perché poi all'interno del bilancio stesso rappresenti una componente importante delle poste attive che determinano anche l'eventuale capacità di indebitamento di una società. Bene, questo è un aspetto molto importante da trattare, perché se tutto ciò si fosse verificato realmente nel tempo, se tutto ciò avesse, come dire, una refluenza nel passato in una qualche maniera, se tutto ciò noi lo potessimo per esempio riconvertire in ordine di pensiero all'intero passaggio giuridico, contabile, amministrativo e fiscale avvenuto nel tempo, beh, probabilmente si potrebbe andare a scoprire, se fosse accaduto qualcosa del genere,
come dire, l'automatica sottrazione di somme tra le plusvalenze e le minusvalenze ipotetiche da parte delle società in questione. Quindi comprenderà che un'attività oculata da parte, ma per esempio dall'IGF, dall'Ispettorato Generale delle Finanze sotto il Ministero delle Finanze, si potrebbe andare a verificare se questa è una cosa ipotetica che è accaduta, e immaginerà lei cosa significherebbe per esempio per le casse del fisco. Significherebbe andare a trovare la vera evasione lì dove è stata, è una serie di sottrazioni di capitali che probabilmente, dico probabilmente, io non ho certezza, non faccio questa attività, sono un libero cittadino, e da libero cittadino ritengo di poter dire le cose che dico senza provocare allarme da nessun punto di vista, perché sono mente pensante e addentro alla mia mente, alle volte le mie orge mentali mi portano, come dire, a devianze di questo tipo. Ritengo che non sia un reato che un cittadino pensi in una Repubblica Democratica. O che pensi, o che faccia anche delle analogie. Bene. Tutto questo per dire che la macchina amministrativa mazzarese, pur non volendo esplicitare queste cose pubblicamente come io sto facendo, perché comprenderà insomma che le cose che io sto dicendo sono cose di una certa gravità, si sarebbe potuto intestare per esempio ieri per oggi il futuro di questa città. Io desidererei che qualcuno immaginasse l'oculatezza, la razionalità di una classe politico dirigente sul Mazzara del Vallo, la ragionevolezza, l'attenzione dovuta, cosa avrebbe prodotto per questa città? Probabilmente oggi noi non avremmo i disoccupati in questa città, probabilmente le nostre attività economiche, i nostri negozi non subirebbero la crisi che noi stiamo quotidianamente subendo. Probabilmente noi avremmo... Quindi sono le grandi cose che fanno la differenza, non le piccole come molti vorrebbero convincermi quando vengono qua. Io convincervi, perché cercano di convincere a tutto me, che a me è da ridere. Lei mi consentirà di dire che sono anche i grandi uomini che fanno le grandi cose, determinano il cambiamento. I grandi uomini e le piccoli, grandi donne. I piccoli uomini, insomma, lasciamoli al telefono azzurro. Se c'è un'istituzione di questo tipo, io non vedo perché non se ne debba occupare dei piccoli uomini che fanno le piccole cose, c'è il telefono azzurro. No, invece io voglio semplicemente significare che se la nostra crisi esiste perché c'è stata una disattenzione rispetto alle cose invece. La mancata diligenza del padre famiglia, lei me lo insegna, perché lei fatto economia. Brava. A parte delle prime pagine. Quindi comprenderà che se la diligenza del buon madre di famiglia avesse in una qualche maniera previsto le cose di cui io sto parlando, se se ne fosse semplicemente accorta, e ove se ne fosse accorta nel tempo, se avesse avuto il coraggio di occuparsene, come io sto dicendo adesso, probabilmente avremo qualche asilo nido in più, avremo qualche scuola in più, avremo qualche struttura importante in più. Non soltanto il coraggio, perché io credo che sia mancata proprio la diligenza. Non hanno avuto non soltanto il coraggio, forse non hanno avuto proprio la capacità, che è ancora peggio, perché quando uno non ha la capacità, ma che ci stai a fare lì? Cioè, come hai fatto a non accorgerti di una cosa così grave? Questa è una cosa che vi dico con molta franchezza, questa è una cosa gravissima. Come fa uno a non rendersi conto che c'hai in mano una bomba e che qualcuno questa bomba l'ha innescata, e che tu puoi essere l'artefice, come artificiere, di farla saltare o di disinnescarla? È fondamentale. Certamente sì, e tutte le cose che abbiamo detto, adesso andiamo, proseguiamo con il resto, che è molto più importante rispetto alle cose che abbiamo detto, non perché sono meno importanti, ripeto, perché avrebbero determinato una cosa diversa rispetto a ciò che noi viviamo oggi in questa città. Il passaggio successivo sul quale io mi soffermerò la dirà lunga su ciò che invece si può fare rispetto a questo all'accaduto e rispetto a questo contratto.
Veda, lei deve sapere che questo contratto, come questo contratto capestro, si può rigirare a vantaggio della città di Mazzara. Bravissima, lei deve sapere che questo contratto ha, come dicevo prima, la durata di 30 anni. Anche lì c'è stata una defiance da un punto di vista della previsione addentro agli articoli di questo contratto, che prevedevano che il trentennio decorreva dalla data della prima erogazione del gas in rete. Ecco perché io poc'anzi giocavo sulle due date, 2016-2018. In realtà? Ma per me in realtà si può anche chiudere nel 2016, e dirò anche perché, anche per le ragioni che ho detto prima, io non credo che Eni in una qualche maniera abbia l'interesse a mettersi in capo uno scandalo di questo tipo, perché comprenderà che risucchierebbe intorno all'argomento tutte le istituzioni, quindi comprenderà insomma che il fatto è di una gravità inaudita, e qualunque richiesta dovesse partire dalla città di Mazara del Vallo con un sindaco coraggioso troverebbe la luce immediatamente, perché non potrebbe essere diversamente, non potrebbe essere al contrario, perché quel sindaco coraggioso innescherebbe una bomba atomica le cui conseguenze sarebbero drammatiche per l'intera nazione. Bene, detto questo, ricordiamo Hiroshima e Nagasaki. Bene, detto questo, parliamo della scadenza, della durata del contratto, che è stabilita dall'articolo 9, e lo faccio vedere, dall'articolo 9 della convenzione. E mi permetterà questa volta di leggere io le condizioni, perché non le ho nemmeno evidenziate e so io dove devo mettere mani. Prego. Quell'articolo 9 dice che la concessione ha la durata di 30 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del gas, come le dicevo, come da comunicazione della concessionaria. Non ho compreso perché si è messo questo cavillo dentro a questo articolo, perché normalmente non si fa: se io ti concedo un'area, se ti do una concessione, per me decorre da oggi. Certo. Sono fatti tuoi i tempi che tu impieghi per realizzare l'opera. Ma detto questo, dice: qualora però un anno prima dalla scadenza della concessione il contratto non venga denunciato dal comune o dalla concessionaria, la concessione stessa si intenderà tacitamente prorogata le stesse condizioni per altri 10 anni. Tecnicamente, cari amici, cosa significa? Significa che un sindaco disattento alla scadenza di questo contratto potrebbe far finta di dimenticare che c'è la scadenza, e in automatico noi ci ritroveremmo rinegoziato alle stesse condizioni di prima questa porcheria, questo contratto. Lo posso chiamare porcheria questo contratto? Così praticamente abbiamo mi è dato facoltà ieri, che io dico che questo contratto sia una porcheria? Bene, questa porcheria di ricadute economico zero sul territorio, teoricamente, con un sindaco poco attento, con un sindaco, come dire, distratto, ma mi permetto di dire di più, con un sindaco allegro, sotto il punto di vista dialettico, non tanto perché è ferratissimo dialetticamente, ma perché è bisticciato col vocabolario da Zanichelli, quindi comprenderà insomma che una trattativa del genere non può essere affidata a chi della lingua italiana ne fa l'oltraggio della sua vita. Assolutamente, una cosa di questo tipo andrebbe affidata ad un soggetto oculato, certamente sì, ma di mestiere, che sappia trattarlo nella dovuta maniera, perché introdurre un ulteriore contratto. Mia mamma al posto troppo diceva sempre: ognuno il suo mestiere e il lupo alle pecore. Quindi per questa diciamo citazione io la vorrei rilanciare per farvi capire che insomma non è questione di essere persone fanatiche che in qualche modo vogliono dimostrare la loro saccenza perché sanno parlare bene o capiscono bene, purtroppo è così. Cioè uno è mestiere, non è che mestiere, il sindaco in quel momento è un amministratore, e quindi un amministratore deve conoscere tutte le cose che servono per amministrare. Non lo può fare chiunque, cioè voglio dire, non è che diciamo siamo tutti uguali, non lo siamo, perché sennò la cultura a che serve? E la cultura serve per capire: se io ho un contratto e non sono capace di capire qual è il contratto, mi faccio mettere nel sacco. Se il Padre Eterno ci avesse fatto tutti uguali, no, c'è chi lo ripete. No, dico, ma se il Padre Eterno ci avesse fatto tutti uguali, che noia. No, oltre alla noia, ma se ci avesse fatto tutti uguali, lei comprenderà che io sarei stata madre dei 3 figli e lei padre dei suoi, no? Ora veda, se da un lato questo avrebbe potuto anche non dispiacermi, perché contemporaneamente mi avrebbe, come dire, fatto assaporare il piacere di essere madre, no? Il piacere di passare anche la sofferenza, tutte le diatribe di una
di una gravidanza, ma mi avrebbe anche dotato di una soglia del dolore maggiore rispetto a quella questo che ho, perché la donna ha una soglia di dolore maggiore a quella dell'uomo, quindi avrei ottenuto un privilegio che non posso avere proprio perché siamo diversi, io e lei. Bene, se il Padre Eterno ha previsto una diversità anche da questo punto di vista, ritengo che nella professione le diversità ci sono e devono essere necessariamente riconosciute, soprattutto da chi ha un po' di acume, da chi ha un po' di materia grigia. Continuo io invece con il contratto. Salto una parte e vado all'altra parte importante. Dice: alla scadenza della concessione, questa è la parte più importante, tutti i beni mobili ed immobili della proprietà concessionaria e costituenti l'impianto per la distribuzione del gas del territorio comunale, e così a titolo esemplificativo, cabine di prelievo e riduzione, la rete di trasporto e la distribuzione, le prese, le colonne montanti e i misuratori, saranno rilevati dal comune a fronte del pagamento alla concessionaria dei suddetti beni, valutati a stima secondo il valore industriale. Poi va nello specifico, secondo la vecchia normativa di 30 anni fa, e dice: per valore industriale si intende l'insieme di costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello che si rileva, tenuto conto degli anni trascorsi dalla data di entrata in servizio degli stessi. Praticamente cosa significa? Parole povere? Praticamente cosa significa? Posto 100 di valore al valore dell'impianto, laddove il comune dovesse decidere di non rinegoziare con Eni, stupidaggine più assoluta, perché diventa quasi certa la rinegoziazione con Eni per i motivi che ho detto prima, il valore attuale dell'impianto sarebbe 1 su 100, perché Eni avrebbe goduto nel tempo delle quote di ammortamento pari al 3% annuo. 3% per 30 anni fa 99%, il valore teorico sulla carta, poi non è così, le spiego perché, dell'impianto sarebbe 1. Quindi il comune acquisirebbe questo mega impianto a valore 1 rispetto al valore 100. Continua ancora il contratto e dice: dall'importo risultante, quindi da questo 1 di valore posto 100, sarà dedotto il valore corrispondente all'importo delle opere realizzate mediante contributi a fondo perduto che la concessionaria avrà ottenuto dal FERS, dallo Stato, dalla Regione, dalla Cassa del Mezzogiorno e dagli enti pubblici, tenuto conto che questi finanziamenti ottenuti dalla Siciliana Gas, dall'Italgas, da chi altri, per la realizzazione dell'impianto sono stati parecchie migliaia di miliardi di lire. Lei comprenderà che quel famoso 1 di valore diventerebbe un valore positivo per l'ente comune, perché la Siciliana di Italgas sarebbe costretta a rimpinguare le casse di tutti i finanziamenti ottenuti per la realizzazione dell'impianto. Non so se riesco a farmi comprendere. Ciò significa che la Siciliana Gas, lo diciamo alla femminina, lei me lo consentirà? Certo, significherebbe che la Siciliana Gas dovrebbe consegnarci l'impianto, darci la gestione, contemporaneamente dovrebbe pagare, dovrebbe riconoscere al comune tutti i contributi che la Siciliana Gas avrebbe ottenuto nel tempo per la costruzione dell'impianto, ed essendo stati migliaia di miliardi di lire, immaginate quanto dovrebbe sborsare, rivalutando in euro, all'ente comune di Mazara del Vallo. Comprendo che tutta questa cosa non si può fare, non si può fare per la semplice ragione che noi non abbiamo, da un punto di vista della gestione, né la competenza, né la capacità, né la struttura, né la conoscenza del mercato, tanto in entrata quanto in uscita, perché l'erogazione in rete del gas prevede peraltro una serie di sottodistribuzioni ad altre sottoconcessionarie, quindi l'argomento è particolarmente animato e particolarmente complesso e complicato, per cui un'amministrazione che non se ne è mai occupata non se ne potrebbe nello specifico occupare, ma ciò non significa che noi non possiamo acquisire l'impianto e concederlo a terze concessionarie esperte di settore, premesso che lo stesso contratto prevede che a parità di concessione
a parità dell'offerta sulla concessione, l'ENI avrebbe il diritto di prelazione. Ciò significa che, posto che noi si faccia una gara di evidenza pubblica, che a mio avviso non potrebbe essere fatta proprio per il diritto alla prelazione, posto che ci potrebbe essere una società terza interessata, cosa difficile da trovare sul mercato, perché lei comprende che quel mercato è un mercato monopolizzato, tutti sono dentro ad uno stesso contenitore, perché da quando è avvenuta la globalizzazione tutti si sono, come dire, consociati in un unico progetto, il progetto contro le città, il progetto contro i cittadini e il progetto in favore dei loro affari. Questo è il progetto generale della globalizzazione in questo senso. Questa volta lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico, perché è così. Bene, tutto questo comporterà la possibilità di Eni di poter dire, quindi nello specifico di Italiana Gas, di poter dire: io rivendico il diritto alla prelazione, per cui se lo hai ceduto a 250 milioni di euro l'anno, beh, per 250 milioni di euro l'anno lo prendo, io continuo a gestirlo io, perché sì. Parlo di 250 milioni di euro l'anno, non ne parlo a caso. Assolutamente. Da Mazara del Vallo viaggiano 25 miliardi circa di metri cubi di gas che vengono diretti in Europa. Per intanto si comprenda che il gas non è quell'elemento energetico che consente semplicemente alla massaia di accendere il rubinetto della cucina, assolutamente no. No, per le grandi industrie. Intorno al gas gira un'intera economia, perché si accendono le luci, perché si attivano attività ed impiantistiche industriali di grande rispetto e di grande rilievo, perché diventano anche condizione vitale per taluni paesi che in particolari periodi dell'anno soffrono il freddo a meno 40 gradi, per esempio. Allora il gas è una di quelle componenti energetiche che serve ad evitare anche fatti di mancata sopravvivenza da parte di talune popolazioni. Certo. Per cui il gas è una componente energetica importante. 25 miliardi di metri cubi di gas significa che, rapportati ad una richiesta da parte dell'ente comune ad Eni o a qualunque altra concessionaria di gestione, per un centesimo al metro cubo significa ottenere una royalty di ospitalità di 250 milioni di euro l'anno. Bene, qualcuno l'altro giorno mi faceva rilevare sotto suolo. Mi faceva, non parliamo di sotto, se parliamo di sottosuolo andiamo ad altre competenze, ecco perché io dico a quel cittadino che ha fatto quel post, cerca di essere informato su determinate cose, se no non ci comprendiamo. E allora di che parliamo? Allora parliamo di tutta un'altra cosa, perché Mazara del Vallo non è che ha semplicemente l'impianto in quanto tale, in quanto terminale di erogazione di territorio, assolutamente no. Mazara del Vallo sul suo territorio ha un impianto di snodo della distribuzione del gas, cioè significa in una qualche maniera è come se noi avessimo una valvola a tre vie, mi piace avvalermi anche del trasferimento dell'esperienza che so di qualche amico mio che per mestiere ha fatto il costruttore, ogni tanto mi parla di qualcosa e io come un imbecille. A proposito di imbecille, quando avevo occasione di farlo, nel mezzo di una delle mie trasmissioni, se metteste per esempio l'imbecille di Gigi Proietti intercalato magari in mezzo a qualche mese, mi fareste cosa? No, che Gigi Proietti fareste... l'imbecille che è uno scherzo di Gigi Proietti. Mi fareste cosa gradita, perché darebbe il senso di cosa significherebbe affidare ad un imbecille le sorti di un territorio. Questa è una cosa carina che va bene, adesso noi fare, ce la mettiamo. Che noi potremmo farlo, lo trovi su YouTube, lo trovi in internet. No, tranquillo, lo mettiamo. Dovunque, non è un problema. Quindi a volte mi piace avvalermi di qualche termine che mi trasferisce qualche mio amico ex costruttore, oggi in pensione, un mio efferratissimo sostenitore, o di un altro costruttore, mio amico, anche lui grande sostenitore, che a volte mi parlano da un punto di vista tecnico del loro mestiere e loro non comprendono che quando io faccio l'imbecille e vado a fondo a determinate cose che loro mi dicono, e non è perché io non le ho comprese, è perché li voglio comprendere bene. Certo. Allora a volte, una volta un mio amico, mentre stavo montando un impianto di acqua solare, mi disse: sai, se tu piazzi una valvola a tre vie, beh, in automatico la valvola riconosce i gradi dell'acqua che scendono dall'impianto solare, beh, te la trasferiscono in caldaia solo se è al di sotto di quei gradi,
perché la valvola riconosce la necessità che l'acqua venga ulteriormente riscaldata per eccetera eccetera. Tutto, per questo, di cui tutto questo ti comporta una sorta di risparmio economico perché utilizzi la caldaia in maniera frazionata rispetto all'utilizzo comune che tu hai avuto. Tutto per fotovoltaico. Bene, tutto questo, no, per il, non è fotovoltaico, per l'impianto diciamo di acqua calda prodotta dall'energia solare, è un altro sistema. E quello fatto lo attraverso, fatto attraverso. Ma sia quello che bene. Bene questa, questa cosa io me la sono immagazzinata perché l'ho riferita all'impianto ENI di Mazara del Vallo. Bene, lo snodo di Mazara del Vallo noi lo possiamo paragonare ad una sorta di valvole a tre vie. Da una via passa il gas per Mazara, da un'altra via passa il gas per l'Italia, da un'altra passa il gas per esempio per l'Europa. Io la voglio mettere così, la voglio semplificare, poi sì, non sì. È così. Bene, lei lo immagina. Ed è sul nostro territorio, non è sottostante il nostro territorio per le quali competenze non le avrebbe Mazara ma le avrebbe la regione, no, assolutamente no, è sul nostro territorio. Quindi è quindi sul è suolo. È sul suolo, è a casa mia, questo significa che teoricamente io potrei decidere di non volere più la bomba a casa mia, chiudo il rubinetto della valvola a tre vie e oscuro l'Europa. Immagina cosa potrebbe rappresentare non solo per l'economia d'Europa ma anche per la rappresentatività come dire diplomatica, internazionale e politica. Ne ha facoltà, come sono a casa mia, io da questo impianto non ho ottenuto niente, se lei mi consente. Veda, quando c'è stata la guerra, questo è un gioco di forza determinante. Quando c'è stata la guerra in Libia qualche anno fa, perché si doveva estirpare da quel territorio il dittatore Gheddafi, è stata utilizzata la base aerea NATO che noi abbiamo qui a Trapani, a Birgi. Ma la prima cosa che si fece, che sarebbe più marzata. Ma la prima cosa che si fece fu quella di mandare i soldati presso l'impianto ENI a Mazara. Una ragione ci sarà, e la ragione è che quell'impianto è definito a livello internazionale un impianto, un punto sensibile, un punto sensibile. Ora se il mondo intero riconosce la sensibilità di quell'impianto, beh, ciò significa che noi un rischio in qualche maniera lo corriamo tutti quanti. E chi sta nelle vicinanze, mi riferisco anche a Marsala, mi riferisco a Castelvetrano, mi riferisco a Strasatti e chissà quanta altra parte di territorio interessato, beh, chi risiede in tutte queste zone deve preoccuparsi di avere un impianto di questo tipo. Per questo io si potrebbe fare una coalizione. Per questo, io coalizione da questo punto di vista, guardi, non lo voglio fare con nessuno perché il mio portafoglio non intendo dividerlo con altri paesi, con altri paesi che hanno già ottenuto aiosa ciò che noi abbiamo sempre lasciato loro, per colpa sempre della politica mazzarese. Quindi guardi, il mio portafoglio la prego, comprendo che lei non mi metta le varie il comprendo che lei non è mazzarese, ma il portafoglio mazzarese lo lascia ai mazzaresi, perché non intendo assolutamente concederlo né ai senatori trapanesi né a quelli alcamesi né a quelli né ai deputati marsalesi né a qualunque altro invertebrato non cerebrale, ne abbiamo più a Marsala. Invertebrato cerebrale che ha come dire rosicchiato tutto quello che c'era da rosicchiare da questo punto di vista, quindi dal punto di vista politico, su questo territorio, su Mazara del Vallo. Quindi non intendo negoziare da questo punto di vista con nessun altro comune del territorio e ancor meno con la regione, che da questo punto di vista non ha titolo a mettere mano. Comunque se dico Mazara però, del Vallo dico ha una però grande semplicemente bomba, dico sta però bomba non se la deve fare implodere, chiaro, deve cercare di fare di farne virtù visto che già lo abbiamo attraverso il riconoscimento di una royalty di ospitalità. E laddove io non potessi riconoscerla in quanto royalty perché trasferirei le competenze ad altre istituzioni, bene, la chiamerò alla femminina contratto d'affitto. Lo chiamerò contratto d'affitto. Io desidererò avere sotto forma di locazione la locazione di quel sito attraverso il riconoscimento di un importo che sarà sempre 250 milioni di euro l'anno.
Immagini cosa significa. 250 milioni di euro. Immagini cosa significa. Immagini cosa significa investire su Mazara del Vallo ogni anno 250 milioni di euro, che rappresentano non solo 5 volte il potenziale di entrata del comune di Mazara, ma 500 volte il potenziale di entrata. Perché se è vero come è vero che il bilancio di Mazara è costituito da entrate proprie pari a 50 milioni di euro, se è vero come è vero che il bilancio è incessato per il suo 80% per le spese correnti e per il personale per 40 milioni di euro, ed invito quando vengono gli altri candidati qui a dire insomma c'è un cretino che le ha già dette queste cose, che cavolo dice ancora, non sai nemmeno di cosa parli, affidati alle stelle, 1, 2, 3, 4, 5, fermati lì, non ce ne mettere altre, se no diventeresti, come dire, una categoria superiore, mantieni la categoria che hai, quella del soggetto di periferia, no? Immagini cosa significa portare a 500 volte il potenziale di entrata del comune di Mazara del Vallo, perché dobbiamo riferirci a 10 milioni e non a 50, e 250 significa 250 volte in più il potenziale significherebbe infrastrutture, significherebbe asili nido, significherebbe occasioni di lavoro, significherebbe cantieri aperti da tutte le parti ogni giorno e per anni diversi, significherebbe azzeramento della disoccupazione, significherebbe benessere collettivo e complessivo, significherebbero centri commerciali, significherebbe il rientro immediato di tutti i mazzaresi che sono dovuti andare a lavorare fuori perché qui lavoro non ce n'è, significherebbe che le giovani coppie possono pensare a sposarsi, a comprare casa, che le banche possono essere incentivate a concedere i prestiti mutui, e significano ulteriori investimenti, significa che i negozi si mettono a lavorare, significa ancora che gli stessi negozi potranno occupare ulteriore personale, fare delle scuole significa, vere. Significa cambiare sotto forma di metamorfosi una città in qualcos'altro, significa che noi si può pensare a diventare in una qualche maniera una piccola Svizzera e potenzialmente tutti ricchi. E mi consentirà, dottoressa Paganelli, lei mi perdonerà l'enfasi, ma ci sono cose che devo dire, no, mi consentirà che lei. Queste cose non possono stare in mano a chi pensa in piccolo, possono stare in mano a chi pensa in grande, ma contemporaneamente a chi ha le soluzioni. E dico ancora una cosa, che una ragione ci sarà. Se Mazara del Vallo è Mazara del Vallo, è Milano capitale d'Italia, significa che a Milano ci sono cervelli e a Mazara ci sono invertebrati cerebrali. Beh, io stavo per dire questo, ma lì ha continuato il discorso e quindi alla fine ha detto la stessa cosa. Io sto dicendo, quando qualcuno dice ma come si parla in grande, ma se non si parla in grande, avendo le possibilità di poterlo fare, perché se parlassimo in grande dicendo noi faremo, noi diremo, noi faremo, no, noi somministriamo certezze, poi certezze, solo e poi certezze. Non ci sono i ricavati, e chiaramente non è un in grande megalomania che non c'entra nulla. Se invece una persona ha le capacità, le competenze, le conoscenze adeguate per far, come dice, rientrare quelli che sono i propri soldi, come se noi avessimo dei miliardi, ma anziché averli messi in banca ce l'abbiamo sotto il mattone, quindi di fatto non li utilizziamo in nessun modo perché restano sotto il mattone. In banca possiamo pensare di diversificarli con i vari tipi di come si chiamano, che mi vengono, che danno le banche, cioè per esempio le azioni, i conti vari che insomma nelle banche si possono prendere come finanziamenti. Adesso mi scusi, sono un attimo di però voglio dire, voi sapete benissimo che quando si hanno dei soldi e si mettono in un pacchetto, in questo pacchetto si possono determinare delle entrate. Quindi si possono fare finanziamenti più rischiosi, quelli meno rischiosi, ma comunque si fanno dei finanziamenti che ci consentono di aumentare i nostri profitti. Se li teniamo sotto il mattone, che aumentiamo, quindi il Mazara del Vallo in questo momento ha sotto il mattone un capitale che rischia di rimanere sotto il mattone. Io lo dico in maniera semplice, perché siccome giustamente lui parla da tecnico e parla in maniera più complessa, io voglio risintetizzare un po' il suo discorso dicendo: se abbiamo i soldi a disposizione possiamo realizzare le cose, se i soldi a disposizione non ce li abbiamo non possiamo realizzare nulla. Questi soldi ci sarebbero soltanto se noi prendessimo una banale cosa, un pezzo di carta formato da alcuni fogli che si chiama contratto e che vada messo, come si dice, nel rispetto dello stesso. Un contratto va fatto rispettare. Siccome in questo momento il contratto non è stato rispettato, è giusto che qualcuno dice: me ne sono accorto,
Quindi da questo momento in poi pretendo che questo contratto venga rispettato, e se viene rispettato io, città Mazara del Vallo, guadagno una determinata somma che posso spendere. Mi consente di dire ancora una cosa che ritengo molto importante. Veda, le entrate ulteriori di queste somme che io prevedo possono arrivare a 250 milioni di euro l'anno, ma poco importa se saranno 200 o saranno 180, tanto non le abbiamo mai avute e comunque sarebbero grandi cifre da investire, non sarebbero solamente cifre investibili, sarebbero cifre che consentirebbero ad un sindaco di sgravare una serie di imposte, quindi mettere nelle condizioni il cittadino, per esempio, di pagare la luce meno di quanto la paga adesso, di pagare meno il gas di quanto lo sta pagando adesso, di pagare meno l'imposta sulla spazzatura, di pagare meno l'IMU, di pagare meno l'addizionale comunale IRPEF che grava su tutti i dipendenti. Quindi su tutte in tutti i modi quindi dovrebbe il cittadino sia nei lavori che si possono realizzare sia nello sgravio. Certo, che sta proporzionalmente pagando. Lei comprenderà che se Renzi con 80 euro al mese in più sulle buste paga, 1000 euro l'anno per i cittadini con reddito al di sotto dei 25.000 euro, credo che sia, o dei 30.000 euro, non ricordo, con il più basso reddito, sta stupendo l'Italia. Io non comprendo perché non debba essere stupita Mazara del Vallo davanti a cifre per lei inimmaginabili che, gestite in una determinata maniera, comporterebbero il cambiamento, potenzialmente la ricchezza per ogni cittadino di questa città. Perché gli italiani si sono talmente abituati all'incapacità, alla non volontà, al non impegno da parte di chi fa politica di fare determinate cose, che pensa che veramente questi soldi non ci sono. Invece molto spesso succede che i soldi non ci sono non perché non esistono, non ci sono perché non vengono presi laddove andrebbero presi, e siccome si ha questa pigrizia, questa incapacità, finiscono per essere presi nelle tasche sempre dei soliti e dei cittadini che pagano, anziché essere presi in quei contratti che lo Stato stesso ha fatto, in questo caso come ente comunale facente parte di un'istituzione, e che l'ha fatto in un modo che si può rivedere e può diventare da svantaggio vantaggio, quindi risorsa, quindi tutte quelle possibilità a rigatuta che ne possono derivare. Quello che Renzi sta facendo in campo nazionale, e noi auguriamo che riesca nel suo impegno, nell'interesse di tutti, non è una questione politica, ci piace Renzi o c'è antipatico Renzi, siamo del PD o siamo del PDL, niente di tutto questo, siamo dell'Italia, come in questo caso siamo per una città. Io sto lavorando come giornalista in una città che è Mazara del Vallo, ci tengo che chi si candida possa fare qualcosa per questo territorio, e quindi preferisco che alla fine vinca il migliore, mi pare ovvio. Io vorrei che decidete voi chi sia il migliore, ma insomma io vorrei che si comprendesse alla fine di questo ragionamento una cosa molto importante che dirige verso il presente e verso il futuro di ogni cittadino di questa città. Io desidero che la gente possa comprendere una volta e per tutte che in una qualche maniera dobbiamo incidere, dobbiamo cambiare le sorti di questa città, dobbiamo avviare un cambiamento che ci porti a intestarci una battaglia di questo tipo. Io sono in campo, sono quel soggetto in consiglio comunale che ha identificato questa grande occasione, che voglio ribaltarla, che voglio passarla nelle mani di ognuno di voi, trasferendovi la responsabilità quando sarà il momento, quando avrete la possibilità di determinare il sindaco, quando vi metterete in mano quella famosa matita che vi avvierà verso il voto, di scegliere il sindaco di cui potete fidarvi sotto tutti i punti di vista. Affidarvi. Ed affidarvi. Beh, se le cose che io vi ho detto vi convincono, se le cose che io vi ho detto non vi convincono, tenete presente semplicemente una cosa: il sottoscritto è l'unico che ne parla, il sottoscritto è l'unico che ne ha parlato anche in tempi non sospetti. Il sottoscritto è quello che fino ad oggi è rimasto inascoltato su questo argomento, questo la dice lunga su ciò che vorrebbero fare gli altri. Gli altri vorrebbero ottenere dalla rinegoziazione con Eni probabilmente qualche mangiata
di fagioli, io intendo ottenere dalla rinegoziazione del contratto con l'ENI o con chiunque altro la condizione di sviluppo per la vita, per il futuro, per sempre di ogni cittadino di questa città. Io desidero che ogni mazzarese ritorni ad essere libero da un punto di vista mentale, da un punto di vista del pensiero, da un punto di vista del comportamento, da un punto di vista della vita quotidiana, che non abbia più bisogno per il futuro di rivolgersi al politico per chiedere la cortesia, la semplice cortesia del lavoro che è dovuta per Costituzione. Il politico dovrebbe attenzionare l'articolo 1 della Costituzione italiana che dice la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. È una Repubblica fondata sul lavoro. Bene, questo dovrebbe essere il pane quotidiano del politico. Io ritengo che questo, personalmente lo sto dimostrando, voglio osservare questo articolo, ci arriverò attraverso la negoziazione di questo contratto, azzererò la disoccupazione sul territorio di Mazara del Vallo per effetto delle entrate che deriveranno dalla rinegoziazione del contratto, assicurerò che ogni cittadino di Mazara potrà diventare per il futuro un cittadino libero e non sottomesso alle logiche e alle volontà dei politici, dei partiti, delle segreterie provinciali, regionali, nazionali di partito e delle logiche affaristiche del malaffare. Io devo concludere, e per concludere vi dico che ho sempre detto come giornalista, e lo ripeto anche in questa circostanza, che il sindaco apparentemente non ha il potere di dare lavoro, nel senso che il lavoro non è quello di andare a lavorare dentro l'ente pubblico, che adesso, anzi adesso vengono tagliati semmai, ma ha la capacità di organizzare e di trovare quei giusti finanziamenti per farlo rilanciare. Questo mi sembra già un modo di partire da un giusto finanziamento, per non dimenticarci tutti quelli che potremmo ottenere se si lavora bene e si riescono a prendere anche quelli che l'Unione Europea mette a disposizione, perché noi italiani diamo i soldi all'Unione Europea e una parte deve ritornare a noi, quindi noi non possiamo perdere la parte che ci compete. E quindi il lavoro non deve essere quello ricattabile di chi vi dice per 3 mesi vi metto a lavorare qua o per 3 mesi vi metto a lavorare là, perché quello non è un lavoro. Quello è soltanto un modo di tenervi al cappio con il fatto di sperare di lavorare 3 mesi l'anno per poi prendere quel contributo che si chiama disoccupazione e fare in modo di vivacchiare. Il lavoro è una cosa seria. E su questo argomento mi consentirai che ci ritorneremo, e dovesse servire, stante che io per mestiere faccio questo mestiere, al contrario, non faccio il finanziere, non sono impiegato dell'INPS, non sono un ispettore del lavoro, ma faccio l'esatto contrario, quindi facendo l'esatto contrario comprenderai che anche lì qualche competenza in tal senso ce l'ho. Bene, su questo argomento ritorneremo quanto prima e indicherò, se mi sarà consentito, alla Guardia di Finanza, all'INPS, all'Ispettorato del Lavoro, all'INAIL, alle Procure della Repubblica, quale sarebbe l'attività di indagine da fare in questo periodo. Quale, come e dove fare l'attività di indagine per verificare se ci sono scorrettezze che minano la libertà generale dell'espressione del voto. Bene, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata che riguarderà sempre i candidati sia a sindaco sia al consiglio comunale del comune di Mazara del Vallo. Ringrazio il dottore Roberto Razzetta, che vi ricordo è candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, e a voi tutti per l'ascolto, grazie, a presto. Buonasera. Ora lavorano tutti in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne abusano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione
non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?